Ciao, oggi ci occupiamo di cura della propria moto e lo facciamo anche grazie a WD40 che mi ha messo a disposizione la sua linea Specialist Moto con alcuni tra i migliori prodotti che tu possa trovare per pulire, lubrificare e lucidare le parti della tua moto. Prendersi cura della propria moto è importante, ma è anche gratificante. È bene farlo al meglio delle proprie possibilità, anche perché una moto ben curata è una moto che manterrà sempre la sua efficienza e che durerà più a lungo. Come puoi notare, sono andato a farmi un bel giro e ora la mia 990 è conciata da fare schifo. Moscerini, polvere, fango, c'è di tutto là sopra. Avrei dovuto prendermi cura di lei subito una volta arrivato a casa, ma la verità è che torno sempre troppo stanco. Per fortuna oggi abbiamo un pochino di tempo da dedicarle, quindi mettiamoci subito al lavoro. Di che cosa abbiamo bisogno? Beh, qui abbiamo tutta la linea Specialist Moto, quindi dal detergente universale, dal pulitore freni, pulitore catena, il grasso per la catena per le condizioni umide o in alternativa il lubrificante catena per le condizioni asciutte. Abbiamo il lucidante al silicone e la cera al silicone. Di che cos'altro potremmo aver bisogno? Beh, ci farebbe sicuramente comodo una bacinella di plastica, una bella spugna morbida, un paio di spazzolini da denti, ecco, io li ho presi nuovi ma puoi anche usarne un paio di usati, e un paio di stracci morbidi, puliti e asciutti. Bene, mettiamoci all'opera, cominciamo con la prima fase, la pulizia. Il primo passo è una bella sciacquata con l'acqua, meglio se tiepida. Poi possiamo spruzzare il detergente universale, è fatto apposta per la pulizia complessiva, quindi lo puoi usare dappertutto. È biodegradabile e soprattutto è senza solventi. Lo trovo molto rapido nel togliere lo sporco, basta farlo agire per un paio di minuti. Ci si può aiutare con una spugna morbida per distribuirlo meglio e togliere lo sporco più difficile. Occhio a non farlo asciugare, quindi si procede con un bel risciacquo. Un'altra cosa che faccio sempre per asciugare, per velocizzare la asciugatura redda ma anche più sicura, è usare l'aria compressa, però facendo attenzione a non staccare gli adesivi. Riportate la moto in garage, passiamo a dischi e pinze freno. Per fare un lavoro veramente perfetto dovresti smontare almeno la pinza, ma ammettiamolo, nessuno di noi lo fa normalmente in garage. Quindi metti una bacinella sotto i freni per raccogliere lo sporco, prendi il pulitore freni e spruzza abbondantemente. Aiutati con uno spazzolino per togliere la parte più difficile. Il pulitore freni va benissimo anche sulla carena, nel caso ci siano ad esempio macchie d'olio da togliere. Alla fine ricorda di asciugare con un panno pulito per togliere residui. Manica, che serve usare il pulitore freni? Beh, hai presenti i fischi che senti quando freni? Ecco, con questo non li senti più e riduci notevolmente i rischi di danneggiare i dischi a causa di polvere o detriti accumulati. Passiamo poi a catena e forcellone. Metti la moto sul cavalletto centrale o procurati un cavalletto per la ruota posteriore, è molto utile. Anche qui metti una bacinella e spruzza abbondantemente il pulitore catena sia sulla catena sia sul forcellone. La sua formula fa sciogliere il grasso della catena e si porta via tutta la sporcizia. Il grasso è infatti resistente all'acqua, quindi ci vuole il pulitore per toglierlo. Prendi due spazzolini da denti, uniscili con del nastro isolante e usali per pulire meglio le maglie della catena. Lascialo agire per qualche minuto e poi asciuga con un panno pulito. La stessa cosa falla sul forcellone. E dopo averla pulita, la catena va lubrificata. Puoi prendere il lubrificante per condizioni umide o quello per condizioni asciutte, a seconda del caso. Spruzza dall'interno mentre la ruota gira, lascia agire per 10 minuti. Questo perché il lubrificante ha una minore viscosità all'inizio per poter penetrare tra le maglie della catena, ma poi si spessisce e crea uno strato protettivo e impermeabile sulla catena. Un buon lubrificante catena rimane aderente e non fa schizzi. Ricorda però che se lubrifichi la catena e dopo 30 secondi parti a razzo, sarà inevitabile che il lubrificante schizzerà ovunque. È un'operazione che andrebbe fatta al ritorno, prima di mettere la moto in garage e non prima di partire. E per finire passiamo al belletto, rendiamo la nostra moto più splendente ma anche più protetta.
Puoi usare il lucidante silicone su tutte le parti in gomma, ne previene l'invecchiamento, le protegge e dona brillantezza. Basta spruzzare da 10-20 cm e asciugare con un panno pulito. Non usarlo però sulle ruote, su manopole e pedane perché potrebbe renderle scivolose. Su metallo, cromature e plastiche usa invece la cera lucidante. Va spruzzata sempre da 10-20 cm e distribuita con un panno morbido, asciutto e pulito. Bene, ora le nostre moto sono pronte e lucenti. Ti ringrazio per l'attenzione e ringrazio VD40. Se vuoi raccontarmi con quale trucco coccoli la tua moto, beh, fallo qui nei commenti. Ci vediamo alla prossima e nel frattempo, mi raccomando, dai gas, ma sempre responsabilmente. Ciao!